ciao Ricky. Ciao bello. Grande. Allora, io ti devo dire che mi sono innamorato subito del vostro negozio. Cioè, la prima volta che sono venuto qui per me è stato incredibile. Mi sono veramente sentito come in America. Cioè, proprio venire qua, vedere la parete di tavole, le vetrine, gli skate, i vostri brand. Cioè, per me questo skate shop è uno dei migliori che ci siano. Ma te lo dico col cuore perché veramente è quello che ho sentito venendo qua. Ci servirebbero molti più skate shop così in Italia. Ma fra, tanto ti ringrazio ovviamente, perché sono parole che rendono orgoglioso me e rendono ovviamente orgogliosi anche i miei soci Giovanni e Francesco, con cui appunto siamo partiti un paio d'anni fa. La nostra idea, noi siamo prima di tutto skaters, siamo appassionati, abbiamo deciso di partire con questa avventura perché amiamo questo mondo, abbiamo deciso di portarci tutte le nostre passioni. Ci sono la fotografia skate, c'è l'arte e ovviamente ci sono le tavole, perché è la cosa più bella. A noi capita che quando arriva il corriere e arriva tutte le settimane a portarci tavole nuove, noi torniamo a essere bambini apriamole, esatto. Guardiamo, perché l'emozione di prendere in mano la tavola, toccarla, guardare la grafica, o anche quando la montiamo, gripparne una, togliere il cello, farne vedere i colori, è ancora un'emozione. È ancora incredibile, un'emozione. Nonostante incredibile. L'abbiamo grippata, sì, centinaia. Esatto, è ancora un'emozione. Ma la prima domanda che facciamo quando un ragazzo entra e ci chiede una tavola, gli chiediamo o ci chiedono skate, se è il suo primo skate, oppure se è già uno skater che deve andare a cambiare la tavola o si regala un nuovo setup. Di solito chi inizia, noi preferiamo mandarlo su uno skate completo, perché innanzitutto si porta a casa un prodotto di buona qualità, non troppo costoso, e che comunque gli consente di imparare in maniera seria. Poi con uno skate completo, nulla vieta, una volta che migliora, la tavola si rovina, il cuscinetto da cambiare, di andarlo a migliorare pian piano con componenti professionali che compra in un secondo momento. Invece, ovviamente, se uno skater ha già esperienza, lo consigliamo, gli consigliamo una tavola professionale, sì. Gli consigliamo un track di un certo tipo, una ruota di un certo tipo, che però forse sarebbe anche troppo per chi si avvicina. Sì, a sì, sì. Soprattutto anche perché magari dei costi che sono differenti. Sì, o... Assolutamente, sì. Quello che vorrei raccontare è un po', diciamo, la tua visione dello skate, no? Tu hai aperto lo skate shop per aiutare gli skater di Verona, giusto? Sì, la nostra idea è quella, sì, di avere un bel contenitore, un bello skate shop in cui appunto proporre il prodotto che a noi piace di più, dei brand che hanno i nostri stessi valori, ma il nostro obiettivo è quello di far crescere la scena. Siamo tutti quanti skaters, grandicelli, e ci piace trasmettere i nostri valori, la nostra passione anche a chi si avvicina a questo mondo. Quindi il bello di Dear George è avere un salotto così che i ragazzi possano, esatto, venire, guardarsi gli skate, sedersi qua e passare un pomeriggio a sfogliare i magazine. Esatto, questa cosa è importante, io ci tengo a far passare questo messaggio. Lo skate shop non è un negozio come gli altri. Tu non vieni qui solo per acquistare dei prodotti, ma vieni qui per esprimerti, per avere, diciamo, un confronto con chi ha le tue stesse passioni, ma anche fa altro, può fare anche altro, quindi sempre nel mondo underground. Assolutamente, guarda, noi abbiamo appunto ragazzi che vengono qua anche soltanto per passare un pomeriggio in compagnia, chiacchierare, e vogliamo che appunto la nostra porta, queste poltrone, siano disponibili a tutti, a chi skata, a chi non skata, a chi non sa cosa fare un pomeriggio e vuole stare qua in compagnia, esatto, con gli amici, e noi ci siamo, noi fa piacere, e vogliamo appunto che lo skateboarding non sia più visto come una cosa da ragazzini che perdono il tempo a rovinare i muretti, ma una cosa seria. Quindi per noi prima di tutto lo skateboarding è una community di ragazzi che si danno una mano, ragazzi di 5 anni, 8 anni che vanno a skateare con quello che ne ha 40, perché alla fine
cadono tutte quante le barriere, per noi non, esatto, non ci sono preclusioni maschio, femmina, colore, razza, non c'è, no, nulla. Nulla. E questo è bello dello skateboard. Questo è il bello dello skate. Alla fine voi siete qui e offrite anche un... cioè mettete a disposizione il vostro, le vostre conoscenze acquisite negli anni per aiutare chi si avvicina, no, a questo mondo e gli date una mano. Noi vediamo spesso, cioè ci chiedono continuamente consigli, che tavola usare, che ruote usare. In skate shop venite e trovate le vostre risposte, trovate qualcuno che vi aiuta nella scelta di quello che delle vostre, in base alle vostre esigenze. Allora, diciamo che i prodotti che teniamo qua dentro sono prodotti in primis che appassionano noi, quindi prodotti di qualità. Abbiamo fasce prezzo ovviamente per accontentare un po' tutti. Abbiamo fatto la scelta ad esempio di togliere le skate a principianti più economici, perché sappiamo che tra un mese altrimenti si tornano indietro, perché le ruote non girano, il cuscinetto si rompe, certo, la tavola non poppa. Quindi è giusto che ci sia quel prodotto di giocattolo e che lo venda il centro commerciale o chi non ne capisce nulla di skate. Se io devo mettere la mia faccia e consigliare chi si avvicina allo skate, devo dargli il prodotto giusto per le sue esigenze. Per le sue esigenze. Quindi metterlo in grado di imparare senza spendere ovviamente un'esagerazione e consigliarlo nel modo migliore. Ma poi il bello è che se viene un ragazzo qui, un bambino o chiunque, gli facciamo sì scegliere lo skate, ma poi glielo facciamo provare. Il pavimento qua, certo, è tutto è legato, certo. Ma perché? Gli vogliamo tocca che lo provi anche con le mani la differenza tra i vari, le varie tavole, i vari grip, le ruote. Assolutamente, ma poi anche gli spieghiamo come mettere i piedi su una tavola. È diverso. Non gli facciamo il corso di skate, ma gli diciamo dove mettere i piedi all'inizio, certo, sulle viti, perché non deve, certo, metterlo tutto sul nose e cadere in avanti. E sembrano banalità, però ovviamente no, chi no, non è mai andato su uno skate, uno skate shop ti consiglia, ti dà un prodotto di qualità e ti aiuta a crescere. Certo. Quindi questo è il, secondo me, l'apporto fondamentale. E poi il bello di uno skate shop, ma non solo del nostro, ce ne sono a decine in tutta Italia che hanno i nostri stessi valori, è quello di non riesco più ad avvitare il bullone perché ho il track che non è più filettato. Allora noi facciamo il filetto al volo, ci impieghiamo un secondo, certo, e lo facciamo gratuitamente. Mi si è rotto il cuscinetto, dai vieni, certo. Oppure anche il ragazzo che è sempre qua, però questo mese ha spezzato la tavola, non riesce, ne prendiamo una certo, da tutte le tavole usate che abbiamo e gli andiamo volentieri. Così. Wow. Ragazzi, il sogno di ogni ragazzi skater. Dove siamo, raga? Oh. Il sogno di ogni skater. Cioè, cosa? Allora, giusto per darvi un'idea, questi qua siamo sul sgabuzzino. Tutti quanti i nostri skate completi. E una prova ulteriore che noi facciamo è ovviamente lo skate completo non arriva già assemblato, lo assembliamo noi, quindi abbiamo modo di andare a controllare il cuscinetto, la tavola, la greppiamo noi. In questo modo. Posso vederla? Certamente. Abbiamo fatto ovviamente un po' di grafiche diverse. Guardate che bella che è la grafica, raga. E in questo modo riusciamo proprio a capire e a mettere anche noi del nostro sul prodotto. One. E cercate di capire se chi effettivamente vi vende la tavola ci va sullo skate, perché fa una differenza. Fa una non differenza da poco. Non da poco, esatto. E da lì poi capite, vi appassionate a questo mondo e... Esatto. Tu skater, da quanti anni skate, Ricky? Non te lo dico. Grande. Fino agli 80.